Oltre 5 milioni di persone convivono con malattie infiammatorie immunomediate, come le malattie infiammatorie croniche intestinali, la psoriasi e l'artrite psoriasica. Si tratta di malattie che hanno un impatto molto importante sulla qualità di vita dei pazienti. Dolore, stanchezza, incapacità di svolgere le attività quotidiane sono solo i sintomi più evidenti. Molte volte chi soffre di queste malattie tende a isolarsi, non potendo vivere appieno la vita sociale o lavorativa, con una diminuzione della produttività, ma anche ansia, stress e ripercussioni psicologiche. Il più delle volte a farne le spese non sono solo i pazienti, ma anche le loro famiglie e tutta la cerchia dei contatti più stretti. Il progetto Cronistoria è un dialogo aperto sull'immunologia del futuro che Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, sta realizzando. Rappresenta un viaggio alla ricerca delle migliori soluzioni per la gestione e l'assistenza delle persone affette da queste malattie croniche. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per la quale sono state scelte alcune regioni che hanno progetti di eccellenza, che vedono insieme tutti gli attori del sistema salute, con l'obiettivo di definire le migliori linee strategiche per la gestione di questi pazienti. Dopo il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, due regioni nelle quali sono state evidenziate due peculiarità, e la campagna ha fatto tappa nella regione Lazio per far emergere criticità e best practice del territorio, ma anche fare il punto della situazione a livello nazionale. Medica TV è andata alla presentazione del progetto per intervistare alcuni dei migliori esperti nel campo delle malattie infiammatorie immunomediate. Malattie croniche intestinali sono malattie in aumento e di cui comunque si tende a sottovalutare l'impatto sulla vita quotidiana delle persone. Vogliamo dire intanto quali sono queste malattie? Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono principalmente due grandi forme che li possiamo considerare come un estremo di tante forme, tanti sottotipi di malattia. Sono fondamentalmente la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. A queste si aggiungono e si aggiungeranno sempre di più le cosiddette coliti microscopiche, eosinofile e quant'altro, che le possiamo anche immaginare come parte integrante, diciamo, di questo grande gruppo di patologie, ahimè in aumento. Nel giro dei prossimi 5-10 anni si conta addirittura, si stima che possono addirittura raddoppiare come prevalenza in Italia, in generale in tutto il mondo occidentale. Nell'ambito del progetto Cronistorie presentato qui a Roma si cerca di capire quali sono le strategie migliori per la gestione di questi pazienti e anche il soddisfacimento dei loro bisogni insoddisfatti. Ecco, intanto le chiedo quali sono, a suo giudizio, sulla base della sua esperienza clinica, questi bisogni più urgenti a cui andare incontro? Ma parto col dire che rispetto al passato abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti. Io sarei innanzitutto positivo con i nostri pazienti. Noi abbiamo cambiato probabilmente il presente e sicuramente il futuro di molti dei nostri pazienti. C'è da dire che non possiamo accontentarci, non possiamo solo vedere le cose positive, dobbiamo fare tanto altro ancora e ci sono almeno due o tre grandi importanti necessità a breve. Innanzitutto la capacità di applicare il percorso clinico assistenziale dei nostri pazienti, non solo in teoria ma anche nel pratico a livello regionale, per esempio a livello nazionale, quindi applicare il percorso clinico assistenziale, ovvero la miglior cura nel miglior tempo possibile per il paziente adeguato. Seconda strategia importante è quella di riuscire a raggiungere dai grandi centri il territorio e direi come terza strategia assolutamente anche questa molto importante, la spinta per la ricerca per personalizzare la cura. Noi non dobbiamo solo curare il paziente, dobbiamo riuscire al 90-100% di selezionare il farmaco giusto per il paziente giusto. Questa è medicina personalizzata, questo significa sforzo di ricerca. Abbiamo delle best practice da citare per quello che riguarda la Regione Lazio? Sicuramente nella Regione Lazio abbiamo tanti ospedali che lavorano molto bene. Noi abbiamo realizzato una rete, la rete sotto l'egida delle Italian Group IBD, quindi la società scientifica IGIBD, che ci permette standardizzare la cura almeno a livello di teoria, quindi insomma a livello di
applicazione di linee guida che sono prima europee, quindi nazionali, ma abbiamo tanti altri esempi. Ciascun ospedale ovviamente porta con sé lo sforzo del singolo coordinatore e dei gruppi che fanno parte, diciamo, della squadra, no, dei medici esperti di malattie infiammatorie croniche intestinali, di applicare queste linee guida. Io vi faccio per esempio l'esempio del Policlinico Gemelli, il centro diretto da me, dove abbiamo con fatica negli ultimi 2-3 anni approvato e applicato il percorso clinico assistenziale per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali. Questo ci permette di poter dare nei tempi l'accesso al farmaco, alla chirurgia o eventualmente alla visita, non in generale non per richiesta a specifica, ma in base, in funzione all'attività di malattia, alla priorità, no, di percorso clinico assistenziale. Ci permette questo di collaborare con chirurghi, con dermatologi, reumatologi e anche altre figure importanti, quindi ci permette di realizzare quello che in realtà dovremmo probabilmente chiamare meglio a livello anche di sistema sanitario nazionale in Italia, l'outpatient clinic, ovvero la clinica del paziente che non ha bisogno del ricovero ospedaliero per essere trattato per bene, ma che accede all'ospedale e al territorio per avere la best practice. E poi ovviamente dedicare dei percorsi anche per i pazienti molto gravi all'interno dei singoli ospedali e quant'altro, per i pazienti che invece hanno bisogno proprio dell'inpatient clinic, ovvero di essere ricoverati per avere la cura migliore, dalla chirurgia alla terapia urgente, adeguata per rispondere alla terapia. Mici, malattie intestinali croniche. Come vive un paziente affetto da queste patologie? All'inizio molto male, infatti una persona a cui viene diagnosticata una malattia infiammatoria cronica intestinale entra nello sconforto, ci sono sintomi altamente invalidanti, si tratta di disabilità invisibili ma che impattano fortemente sulla quotidianità della persona che ne è affetta, sulla sua sfera sociale, familiare e lavorativa. Il numero è in crescita, si stima che in Italia ci siano 250.000 persone affette da Crohn e colite ulcerosa, circa 5 milioni nel mondo. Purtroppo la fascia d'esordio è tra i 20 e i 40 anni, ma spesso l'esordio avviene in età pediatrica scolastica e lì ci sono problemi perché purtroppo non c'è supporto in ambito scolastico adeguato, come non c'è supporto in ambito lavorativo. Ecco, proprio a questo proposito, voi come associazione avete condotto un'indagine, la Better. Quali sono i dati più rilevanti che sono emersi per quello che riguarda l'impatto sulla vita lavorativa e a livello scolastico? Ci sono dei dati sconfortanti. Abbiamo portato avanti un'indagine appunto denominata Better sui bisogni assistenziali, legali e lavorativi ed è emerso che circa il 72% dei lavoratori purtroppo è in difficoltà, nel senso che la malattia influisce pesantemente sulla capacità di lavorare. Un paziente su due, un lavoratore su due è costretto a chiedere dei congedi e in ambito scolastico la situazione non migliora. Circa il 79% delle persone, dei più piccoli affetti da Crohn e colite ulcerosa, ha difficoltà di concentrazione e l'80% si assenta dall'attività scolastica e la maggior parte delle persone intervistate in ambito lavorativo e scolastico non trova supporto adeguato. Quali sono quindi le esigenze più importanti su cui bisogna lavorare? È una migliore presa in carico, una presa in carico uniforme su tutto il territorio. Ci sono degli strumenti come PDTA che spesso rimangono teorici e che portano forti discriminazioni, perché più che altro abbiamo PDTA aziendali e solo nell'8% dei casi le regioni adottano il PDTA che c'è a livello nazionale, come succede nel campo delle amici, che abbiamo un PDTA nazionale ma che non viene implementato in molte delle regioni. E poi un migliore accesso a terapie innovative. Non ci sono centri amici su tutto il territorio nazionale, quindi in alcuni casi la persona con Crohn e colite ulcerosa viene gestita dal medico di medicina generale o dallo specialista, ma al di fuori di un centro amici, quindi al di fuori del PDTA. E poi siamo di fronte ad una sfida anche per il nostro sistema sanitario e per la sostenibilità, perché si tratta di patologie croniche. In generale le patologie croniche stanno aumentando di numero e richiedono una forte integrazione di sistemi sanitari territoriali, come una continuità
assistenziale, quindi dobbiamo cercare di impegnarci di più su una sensibilizzazione anche di fronte alle istituzioni per fare in modo che i soldi siano investiti in maniera corretta, per esempio la digitalizzazione, un potenziamento della telemedicina, dei sistemi di monitoraggio a distanza, un potenziamento anche delle reti, cioè un'implementazione delle piattaforme che ospitano le reti, le registri nazionali di patologia, che servono proprio per monitorare l'incidenza delle patologie, la loro evoluzione, perché non si può ovviamente studiare quello che non può essere misurato.